Ci troviamo a Torino, nel cuore della Torino barocca, all'interno di Palazzo Martini di Cigala. L'intervento urbanistico voluto appunto da Casa Savoia agli inizi del Settecento fu progettato interamente da Filippo Juvarra e consisteva nella creazione del terzo ampliamento della città con un progetto di circa 18 grandi isolati che furono poi tutti realizzati. La particolarità di questo edificio dove ci troviamo noi adesso è che costituisce uno dei rarissimi esempi di palazzi signorili destinati ad abitazioni private progettate dall'architetto Juvarra. Allora, l'edificio ha una superficie complessiva di circa 8.200 metri quadri, quindi di una certa consistenza, considerando anche i livelli interrati. Nell'operazione di restauro che stiamo facendo, sono previste praticamente la realizzazione di circa 37 nuove unità abitative di varie dimensioni. La creazione di alcuni spazi commerciali che si affacciano sulla piazza Savoia, che peraltro erano già contemplati all'inizio nel progetto juvarriano, alcuni spazi dedicati ad uffici, sempre nel piano terra, e altri spazi dedicati ad uffici di rappresentanza in quello che era il piano nobile, dove ci sono le uniche, diciamo così, sale importanti che hanno conservato tutto l'apparato decorativo settecentesco. Tutto il resto dell'edificio purtroppo comunque è stato abbastanza manomesso nel corso degli anni. Da circa 80 anni, infatti, l'edificio ha perso la sua connotazione residenziale perché è divenuta sede di rappresentanza di varie compagnie assicurative, per cui nel corso di questi 80 anni sono stati fatti molteplici interventi di restauro, delle volte anche poco ortodossi, e il nostro intervento è volto anche a scoprire delle bellezze che sono state celate in questi anni. Abbiamo progettato delle unità abitative con diversi tagli di metrature, proprio per soddisfare un'ampia clientela. Andiamo da alloggi relativamente piccoli, sui 60 metri quadri, sino ad alloggi molto più importanti, soprattutto nei piani alti, più aulici, che raggiungono anche i 250 metri quadrati. Durante le operazioni di demolizioni iniziali che abbiamo effettuato, ci sono state delle scoperte molto interessanti. Ad esempio, abbiamo scoperto notevoli soffitti a cassettoni in legno con delle pregevoli decorazioni che erano state celate completamente da dei controsoffitti. Proprio per non avere un grande impatto dal punto di vista impiantistico, è stata fatta una scelta di questo tipo, cioè un impianto a pompa di calore che sfrutta la tecnologia della geotermia. Questo ci permette di avere soluzioni di riscaldamento e raffrescamento allo stesso tempo a pavimento, quindi evitando tutto ciò che potrebbe essere invasivo dal punto di vista estetico. Un'altra innovazione tecnologica è l'uso di particolari tramezzature in calcestruzzo alleggerito, proprio per non caricare ulteriormente la struttura, che contemporaneamente ha una grande prestazione acustica.